Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell'ultima convocazione, ha approvato una serie di atti e provvedimenti, tra questi variazioni al documento economico e contabile, diritto allo studio e manutenzioni stradali. Sottoposto all'Aula una mozione votata ad unanimità relativa al nuovo piano di dimensionamento scolastico 2024-2025 proposto dalla Regione Calabria, che vedrà ulteriori accorpamenti per gli istituti scolastici dell'area metropolitana regina. Una seduta importante non soltanto perché si sono approvati 18 punti molto tecnici di variazioni di bilancio e purtroppo anche di pagamento di debiti fuori bilancio pregressi, ma due punti politici nevralgici per lo sviluppo del nostro territorio si sono affrontati, devo dire, in una maniera pienamente rispettosa di quella che deve essere la discussione politica in un'aula istituzionale come quella del Consiglio metropolitano. Consiglio metropolitano che ha approvato all'unanimità, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, una mozione che respinge al mittente, in questo caso alla Regione Calabria, l'ennesima richiesta di dimensionamento scolastico, ovvero l'ennesima richiesta di desertificazione dei nostri territori da quella che è l'offerta, forse tra le principali, che servono e consentono lo sviluppo di un territorio, ovvero quella dell'istruzione, ovvero l'offerta formativa. Noi abbiamo detto un chiaro no rispetto a questa richiesta da parte della Regione, proponendo alla Regione stessa, invitando la Regione stessa a individuare forme, modi e finanziamenti per evitare la soppressione di ulteriori plessi scolastici nel territorio metropolitano. Si è appena concluso un importante consiglio metropolitano, oggi che ha portato avanti due tra i 17 punti, a mio avviso, i più importanti, che vedono ancora una volta la partecipazione attiva dentro città metropolitana, appunto della nostra società Castore, che da ormai un po' di tempo abbiamo cominciato a prenderci la confidenza anche qui da noi in città metropolitana, dopo l'affidamento dei servizi per quanto riguarda la pulizia di quelli che sono i palazzi istituzionali. Oggi un ulteriore passo in avanti, qui vengono affidati quelli che sono ovviamente tutti i lavori di manutenzione stradale che riguardano appunto il nostro territorio metropolitano.